Chuck che si gira e siamo qui con il nostro Andrea Favini dopo un bel po' che sei qui con noi. Ciao Andrea, ciao. Un anno di Renzo. Allora, visto che non ci siamo mai fatti una testimonianza insieme, volevo un attimino capire con te, anche perché hai fatto un bel risultato già dopo il sesto mese, però sei stato molto tenace, molto determinato in questo e hai continuato quindi a perseverare fino a che oggi posso dire wow, siamo arrivati veramente a un bel risultato rispetto all'inizio. Faremo sicuramente poi vedere anche le tue foto di prima e dopo, che tu sei stato pubblicato in lungo e largo, quindi diciamo che le persone hanno già visto il tuo prima e dopo, però era un prima e dopo più relativo al dimagrimento, sei d'accordo? Esatto, sì, pienamente d'accordo. Mi mancava il pezzo successivo, cioè il pezzo della crescita muscolare, che per una persona come te, con la tua altezza, che mi dicevi sei più di 1,90, cioè comunque è più difficile, ok, riuscire a mettere qualità muscolare, crescere muscolarmente, soprattutto in questo periodo dove ti stai praticamente allenando a casa, no? Da tanto. Esatto, le palestre sono chiuse, quindi nel senso è anche un attimino, non dico più difficile, però nel senso magari stimolare i muscoli col giusto carico è un po' più, diciamo, difficile, ecco, da fare. Assolutamente, assolutamente. Mi puoi dire un po', visto che è passato quasi un anno, ok, da quando hai iniziato, dimmi un po', in tutto questo percorso, intanto che cosa che ti ha spinto dall'inizio a fare già il primo passo, ok? Cioè che cosa facevi prima di conoscere, diciamo, me, questo tipo di percorso? E quest'anno, ok, solitamente non le faccio quasi mai le testimonianze a un anno, le faccio sempre a sei mesi. Proprio perché il risultato grosso viene visto proprio all'interno dei sei mesi. Poi in pochi, e ti dico pochi, riescono a procedere negli altri sei mesi e riuscire a fare quella sorta di miglioramento ulteriore come hai fatto tu. Perché solitamente già dopo sei mesi ci si spinge veramente al limite e i maggiori risultati si vedono lì, ok? Non dico che dopo non si possa ottenere, perché tu sei l'esempio che impegnandosi e stando lì con la testa si possono ottenere risultati. Spiego un po' come ti sei approcciato al metodo, Andrea. Allora, nel senso, ci siamo appunto conosciuti grosso modo un anno fa e quello che mi ha spinto comunque a seguirti e comunque nonostante appunto la distanza, ecco, che magari molti pensano che è un metodo che non funziona perché comunque pensano che non sia seguito, invece cioè, nel senso comunque anzi secondo me si è più seguiti a distanza che neanche magari da un personal trainer in palestra, cioè almeno questa qui è la mia esperienza che ho avuto con te, e ho avuto anche esperienze come tu ben sai, come ti avevo già raccontato, in palestra con diversi personal trainer che sì, magari ti facevano la scheda e poi dopo invece, nel senso, tipo, la classica scheda che magari è una, un copia e incolla di un'altra e magari vedevi pochissimi risultati o quasi. Beh, fatto sta che insomma quello che diciamo, quella che poi è stata la mia motivazione, che comunque io sono arrivato ad un certo punto che la palestra la frequentavo sì e no molto molto saltuariamente. Okay. Nonostante magari un periodo iniziale che ok mi ci mettevo, ma dopo non avevo lo stimolo per continuare, quindi dopo diciamo che sono arrivato che avevo quel gonfio addominale che avevo dalla prima foto che tu ti ricordi bene. Sì, adesso non riesco a condividere lo schermo, però la prima foto comunque ne avevi parecchia di pancia, quindi diciamo che hai fatto un bel lavoro dall'inizio. Calcola che io ero un anno fa, mi ero pesato, ero tipo quasi quei 10 kg in più, un po' 8, 9, adesso non mi ricordo. Ma guarda, poi i parametri io li ho tutti qui e ti dico, Andrea, andiamo a vedere proprio. C'ho proprio il report dell'anno scorso e è normale che in quest'anno tu hai acquisito sicuramente, oltre a togliere il grasso, comunque hai acquisito anche qualità muscolare e quindi da questo punto di vista del peso sicuramente l'hai anche rimesso, però in forma diversa. Sì, esatto. ti dico, tu eri partivi da 84 e mezzo e
hai trovato il minimo intorno ai 72, quindi ti sei fatto veramente, lì è stata tosta, cioè nel senso sei dimagrito da questo punto di vista, per poi risalire adesso a 76. Sì, esatto. Quindi stai ritornando un po' come no, uno è scettico, dice ma com'è possibile? Infatti stai risalendo da 72 che eri, stai risalendo ma di massa muscolare molto 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 pulita. Esatto, sì. Quindi è importante. Bene. Poi anche altri numeri, adesso non sto a dirli tutti, però diciamo anche il torace eri in 103 all'inizio, quindi c'era una bella percentuale di massa grassa, perché eri in 103 di torace, di circonferenza torace dorso, poi si è sceso fino a 93, per adesso ritornare a 98 di torace e dorso. Quindi diciamo sta ricrescendo ma muscolarmente, ok? Quindi parlando di come massa magra che stai acquisendo. E stessa cosa quindi negli altri distretti, mantenendo comunque un punto fianchi molto molto ridotto, perché partivi da 96, sei arrivato a un picco di 88, però sei 91, quindi non sei salito chissà che. Quindi hai mantenuto comunque un punto fianchi molto stretto, ok? Sì, questo qua sì. E che cos'è che in quest'anno poi secondo te ha fatto la differenza rispetto agli anni passati, quando ti approcciavi alla, che ne so, la palestra, l'esercizio, l'alimentazione? Beh, ti dico sicuramente già il risultato dopo il primo mese, che comunque adesso, guarda, non vorrei ricordare male, ma mi sembra che già in un mese avevo perso parecchi chili. Sì. Qualcosa come 7 o 8 forse, probabilmente, in un mese, che infatti nel senso ci sono rimasto io fin... Cioè, ti dico che sono rimasto molto colpito già da questo fatto qua. E poi, quindi comunque bene o male, dopo sai, vedendo i risultati, comunque c'è anche di conseguenza la motivazione che comunque ti spinge ad andare avanti. Poi ti dico, non nego comunque che magari in alcuni momenti, sicuramente in questo anno, magari qualche alto e basso comunque ce l'ho avuto lo stesso. Però tu penso che alto bassi, te lo dico io, tu ne hai avuti di alto e bassi. Però nonostante questo, infatti guarda, tutti i migliori non sono quelli che hanno avuto una strada liscia, una strada dritta. I migliori allievi che noi abbiamo avuto sono stati coloro che, nonostante le difficoltà, siano riusciti a cavalcarle lo stesso e a non farsi travolgere. E nonostante questo, io li ho visti uscire dall'onda, no? Da questa onda, tipo tu sei stato uno di quelli. Dici, come cavolo è possibile che è uscito da tutti questi problemi ed è riuscito nonostante tutto e ha ottenuto questo risultato? Perché mi ricordo che nella scorsa consulenza, non nell'ultima ma nella penultima, tu eri pieno così di lavoro, se ti ricordi. Tre mesi fa, mi ricordo, sì. Poi c'era stato in ballo appunto che ti avevo raccontato dell'incidente dell'estate scorsa, quindi ero stato un fermo un bel mese e mezzo, quasi due. Assolutamente, assolutamente. Dov'è che hai ritrovato maggiormente riscontro, comunque maggiormente un beneficio in quest'anno? Diciamo, cos'è che realmente secondo te ha fatto la differenza? Beh, guarda, allora hai visto quel risultato positivo? Allora, guarda, sicuramente, nel senso, al di là comunque dell'aspetto fisico in sé, sicuramente ne ha giovato, almeno ti parlo personalmente, mi ha giovato sicuramente a livello sia mentale ma anche proprio di fisico, perché io comunque ho sempre anche sofferto magari di dolori comunque muscolari, soprattutto nella zona lombare, che io sento molto alto col lavoro che faccio, sempre piega, solo i carichi. E quindi questa cosa qua mi ha aiutato molto, fare un allenamento comunque quotidiano, essere la costanza soprattutto, ma mi ha aiutato tantissimo, perché comunque sono male. Tanti dolori che avevo prima, che sembravo mio nonno di 70 anni, all'età di 30 anni, cioè insomma, mi ha aiutato molto questa cosa qua, infatti adesso è scomparso praticamente tutto. Cioè, aiuta veramente sia a livello fisico l'allenamento, e secondo me ancora di più a livello mentale. Soprattutto io nell'ultimo periodo, nonostante sono oberato di lavoro, che sotto il Natale lavorando in un supermercato faccio 12 ore al giorno, sono riuscito a organizzarmi in modo che io, guarda, inizio alle 6 della mattina di lavorare, lo diceva il mio collega che è rimasto stupito di questa cosa qua, metto la sveglia alle 4 di mattina, alle 4 e 15 sono in garage, faccio l'allenamento un'oretta, risalgo, colazione e mi vado al lavoro. Dove hai trovato la spinta, Andrea? Eh beh, guarda, ti dico la verità, nel senso, la si trova, perché comunque bene o male, guardo, dopo guardandoti allo specchio, guardi i risultati, guardi un po'
Cioè, insomma, l'occhio paga, in più comunque bene o male stai bene a livello di testa, stai bene a livello fisico, quindi dopo bene o male, una volta che tu hai trovato questo benessere, che è un benessere alla fine, sia fisico che mentale, dopo viaggi. Guarda che da questo punto di vista sei un esempio perché gente che fa 10-12 ore di lavoro ce n'è tanta, però gente che si mette alla sveglia alle 4 c'è veramente poca. Cioè chi si mette alla sveglia alle 4 per allenarsi c'è veramente poca e sicuramente sei un esempio da questo punto di vista. E ti volevo chiedere che cosa ti volevo chiedere riguardo all'allenamento. Tu vai nel tuo garage, quindi alleni tra virgolette a casa. A casa. Avresti mai pensato che da casa potevi raggiungere questo tipo di risultati, sapendo che la maggior parte lì fuori dice, se non vai in palestra, i risultati li dimentichi? No, sinceramente, inizialmente non pensavo. Poi dopo invece mi sono ricreduto, ecco. Nel senso che poi soprattutto ormai sono, sì, 2 mesi abbondanti che mi sto allenando a casa perché appunto hanno chiuso quasi fine ottobre le palestre. Anzi, ti dico appunto in quel periodo lì, ottobre, che stavo andando in palestra, non ero neanche, se ti ricordi dalle foto, non ero neanche messo così a livello del fisico, ecco. Adesso invece, Tutto qui. nonostante l'allenamento da casa, ti dico i risultati. Assolutamente, assolutamente. Lo posso confermare questo perché in primis posso dire che i migliori risultati che ho visto non li ho visti tanto a caso in palestra, li ho visti quando le persone realmente connettono il cervello, connettono la mente e lì cambia tutto. Cioè è la mente che fa partire poi i risultati, non tanto dove ci alleniamo. Perché come ho visto te in queste condizioni realmente allenarti alle 4 della mattina, capisci che forse ti sarebbe stata molto più difficile come organizzazione andare in palestra e riuscire a incastrare il tuo allenamento così presto la Sì, mattina. quello sicuramente. Infatti, ti State dico la qua si verità. aprono sicuramente per noi, quindi. No, verissimo. Infatti, ti dico la verità. Avessi dovuto invece fare il contrario, andare prima a lavorare e fare allenamento dopo lavoro, cioè, sicuramente, guarda, dopo una giornata di lavoro non ce l'avrei mai fatta, però ho fatto anche l'esperimento la settimana scorsa che ho fatto quella pausa di 2 giorni lì. A un certo punto mi sono detto no, ho detto, domani metto la sveglia 2 ore e un quarto prima di andare a lavoro, ho detto l'allenamento lo faccio prima di andare a lavoro, ho detto a costo di, ho detto. Cioè, ho avuto quell'input lì, ho avuto proprio, non so, tra virgolette, infatti a lavoro mi dicono ma tu sei pazzo, Eppure i miei colleghi ho detto, io a me, ho detto, è scattata questa cosa qua, e ti dico, mi sento bene. Altrimenti non avresti avuto, come vedi, i risultati poi, i sacrifici, la determinazione paga. E infatti, quando ho visto la tua foto di questo mese, ho detto: cavolo, adesso sì che ci siamo. Bravo Andrea. Allora, che dire, io ringrazio Andrea, ti ringrazio per averci raccontato la tua storia di quest'anno, perché comunque è sempre molto bello sentire la storia proprio di un esempio, proprio perché comunque sei un esempio. Quando ti metti in testa di diventare un esempio, questi sono i risultati. Quindi un grazie ancora ad Andrea e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Saluto a tutti.